Grazie, buon pomeriggio. Sono Marco Quadrelle, sono il responsabile del reparto consulenze di Sercion Media Group. Quindi ci occupiamo di fare consulenze sul tema del digital marketing a medie e grandi aziende, in alcuni casi start-up e enti del terzo settore. Di che cosa parleremo oggi? Ci sarà prima una piccola parte di introduzione su come mai questi tre schemi che vi proporrò, che senso ha porsi il problema di schematizzare l'attività di marketing prima di partire o se si è già partiti, comunque come ulteriore fonte di accelerazione. E poi andremo a vedere tre schemi che non sono miei, che trovate ampiamente documentati, ma che riteniamo sia molto utile presentarvi perché spesso di fronte ad un progetto imprenditoriale proviamo ad applicarli. Per capire qual è la possibile resa del progetto. E se il progetto è già in corso, applicare questi tre modelli aiuta spesso a capire quali possono essere i problemi. Li abbiamo divisi in tre. Il primo si chiama AR, è il modello dei pirati, secondo la volontà del fondatore, e ci aiuterà a capire quali sono i meccanismi, se ci sono tutti i pezzi necessari affinché una startup possa acquisire trazione e crescere. Poi c'è il modello del conversion funnel, un modello classico del marketing che ci aiuterà a capire se abbiamo la struttura adatta a livello chiaramente di canali di marketing, in questo caso digitale, ma non solo, per acquisire i primi utenti e cominciare a generare fatturato. E il terzo modello che vedremo è il measurement plan. Ed è un modello che garantisce la crescita e il controllo, soprattutto dopo il primo avvio, ma allo stesso tempo contiene quei numeri, quei valori che gli investitori vogliono vedere fin dall'inizio, anche se stimati, quei valori sui quali bisogna avere un controllo per dire che si ha il controllo del proprio progetto. Vi parlo da un osservatorio privilegiato, tra virgolette, sul mondo delle startup. Vi presentiamo infatti attraverso il Web Marketing Festival, anche quest'anno abbiamo lanciato la Startup Competition. Come vedete, la call è già aperta e chiuderà tra una cinquantina di giorni. La trovate sul sito del Web Marketing Festival, sotto iniziative Startup Competition. In che cosa consiste? Richiediamo progetti di startup nelle varie fasi. Selezioniamo i migliori e li mettiamo in condizione di presentarsi di fronte a una folta giuria di specialisti con una set di premi e comunque una grossa visibilità. Su questa pagina, oltre ad iscrivervi, potete andare a vedere tutti i dettagli della call aperta e i video delle ultime edizioni. Oltre 1.000 progetti visti, 500 lo scorso anno, ci siamo fatti abbastanza un'idea di quelli che sono i temi principali e dove è da mettere il focus. Sostanzialmente in tutti i progetti c'è una bella idea, quindi quando ci si presenta con una startup, quando voi presenterete la vostra startup, sarete sicuri di aver avuto una bella idea. E spesso ci sono delle domande che non sono neppure connesse molto al marketing, ma che vanno assolutamente affrontate. Ossia, la vostra bella idea ha un mercato? Nel senso, c'è adesso o a breve qualcuno che sarebbe disposto a pagare per i vostri prodotti e servizi? E chiaramente la domanda è scontata, però ci sono due dinamiche sulle quali ha sicuramente senso porre l'attenzione. La prima è la tendenza delle startup, soprattutto prima del go to market, ad essere troppo innamorate della propria idea piuttosto che del problema che stanno andando a risolvere. Quindi c'è una leggera differenza tra voler aver trovato l'idea e voler lavorare sulla propria idea e aver capito qual è il problema che si vuole andare a risolvere, qual è il proprio potenziale mercato e concentrarci su quello. Tenete sempre il focus su questa differenza. Secondo tema è una citazione di Ford che prima di aver inventato, insomma, la catena di produzione o prima di aver portato alle masse
La vettura disse: se avessi chiesto al mio mercato di riferimento come potevo innovarmi, mi avrebbero chiesto cavalli più veloci. Quindi, certo, c'è anche una componente nella quale, essendo voi per natura di startup innovativi, dovete sapere che il mercato potrebbe essere pronto non al giorno del lancio, ma successivamente dopo aver capito la vostra portata. Secondo tema, avete un piano? Uno dei temi ricorrenti quando si parla con startup appena finanziate al primo round di finanziamenti è che tutti i budget vengono fatti pianificandosi tutti i costi fino al momento del go to market. Quindi si pianifica tutto fino al momento in cui si va a mercato. Perché chiaramente una volta che si va a mercato si comincerà a vendere, si avrà un introito e si riuscirà a crescere. Attenzione perché in nessun mercato è così. Il go to market è l'inizio e poi serve un costo di marketing, un tempo di marketing più o meno lungo a seconda del progetto. Quindi avete pianificato la parte che c'è dopo l'aver creato la vostra bella idea? Terzo punto, la vostra idea funziona? Raggiunge il mercato? Avete un piano per finanziare anche la parte di marketing, ma per come è pensata la vostra idea, sfrutta la trazione? Sfrutta un'inerzia positiva? Pensate per esempio a Dropbox, che è un servizio che penso tutti conosciate. Semplicemente Dropbox regalava un upgrade piccolo del servizio a chi portava dentro altri utenti. Stessa cosa fa un'altra startup che penso conosciate, che è Satispay. Quindi io entro in Satispay, se porto un altro amico in Satispay ho 5 euro gratuiti, mi regalano 5 euro. Quindi ci sono dei meccanismi integrati nel prodotto che mi creano un'inerzia positiva? Terzo punto, quarto punto da abbinare alla vostra bella idea. Avete pensato a quali sono i numeri che vi permettono di stare in piedi? Ossia a regime o da presentare all'investitore per poi poter andare a regime. Avete capito quali sono i vostri numeri più importanti? Quali sono quei numeri che voi dovete sempre tenere in considerazione affinché siate nel momento corretto e i conti tornino, tra virgolette? Ecco, per rispondere a queste domande, che non sono necessariamente soltanto collegate al marketing, ma sono molto collegate al prodotto, abbiamo pensato che possa essere utile proporvi questi tre schemi che proverò a mostrarvi e che vi potete stampare per riempirli con calma. Proviamo a fare un... Partiamo dall'inizio, partiamo dal modello AR, quello che vi consiglio di utilizzare per capire se ci sono tutte le componenti nel progetto utili affinché il progetto possa essere sostenibile, possa avere successo nel medio e lungo periodo. Allora, si parte da un progetto e ci si pone per prima cosa il problema degli strumenti, dei mezzi per acquisire nuovi utenti. Quindi, avrò il mio progetto, mi serviranno delle attività che abbiano come fine il portare nuovi utenti. Una volta che questi nuovi utenti saranno sul mio progetto, che potrebbe essere un'app, potrebbe essere un sito web, potrebbe essere paradossalmente un negozio fisico, ho delle attività in campo per attivarli? Quindi su un sito internet ho un sistema di notifiche che li può ingaggiare, ho un tool con il quale fargli provare il servizio, ho un'offerta alla quale loro possono aderire, ho degli strumenti di attivazione? Una volta che li ho attivati, quindi li ho agganciati, ho in piedi degli strumenti per generare revenue, oppure so che non avrò degli strumenti per generare revenue per il primo momento, ma quali saranno quelli che monterò, che aggiungerò quando sarà necessario fare revenue? E questa è la parte, diciamo, del basket, di questo cestino più classica. A questo nelle startup solitamente si aggiungono due dinamiche che sono fondamentali, soprattutto se state sviluppando una piattaforma o se volete scalare in dimensioni, che
che sono meccanismi di retention, ossia avete una maniera per prendere gli utenti che avete già attivato e che possono aver già comprato oppure no, per farli nuovamente tornare sul sito? Quindi portate queste persone una volta sul sito o fate acquistare queste persone una volta, riuscite ad attivarle una seconda volta? Questo è un numero che è fondamentale per la vita di una startup, per la vita di un'azienda in generale. Ossia, pensiamo al caso di Netflix, un altro progetto che spero tutti conosciate. Chiaramente i costi di marketing e di produzione dei contenuti che ha Netflix sono enormi e addirittura il primo mese è gratis. Quindi Netflix spera di guadagnare non dal secondo mese, che è il primo mese che pagate, ma magari per appianare i costi di acquisizione, attivazione che ha Netflix, servono, scusate, 100 euro, quindi 8 mesi, 10 mesi, 12 mesi di abbonamento. Però la forza di Netflix è che ha strumenti di retention talmente forti. Le serie che produce, le serie che acquista, le newsletter che manda, le notifiche, le varie app sui cellulari, che ha fiducia di riuscire a trattenere l'utente sulla sua piattaforma per più di 10 mesi. Ok? Questo, i meccanismi di retention sono quelli che vi aumentano il customer lifetime value, ossia il valore che l'acquirente vi genera nel tempo. Non ci sono piattaforme, c'è la differenza grossa tra il vostro progetto e una piattaforma internet soprattutto, e chi vende one-off è il fatto che le piattaforme devono e possono utilizzare degli strumenti di retention. Pensate, per farvi capire, al caso di Booking.com contro l'hotel singolo. L'hotel singolo deve avere i costi di acquisizione, attivazione e monetizzazione del cliente e una volta che il cliente arriva in hotel, se è fortunato, tornerà in quell'hotel l'anno dopo o dopo 3 anni. Booking può avere dei costi enormemente più alti di acquisizione, attivazione e revenue perché sa che poi voi attendere, se fa un buon lavoro, comincerete ad andare direttamente su Booking per acquistare. Stessa cosa è il vantaggio illegale che ha Amazon su tutti gli altri e-commerce e sui negozi fisici. Quindi non soltanto la possibilità di ottimizzare al meglio tutti i processi, ma anche il fatto di poter attivare dei meccanismi che, date le dimensioni di assortimento che si hanno, riescono a riattivare costantemente gli utenti e a tenere costantemente gli utenti sulla piattaforma e avere acquisti a prezzi sempre minori. Quindi magari Amazon la prima volta per farvi comprare un prodotto può andarci di rimessa perché sa che comunque dalla quarta vendita in avanti ci guadagnerà. Un altro e-commerce che non è Amazon non si può permettere questi quattro vendite di rimessa, così come Netflix si può permettere magari un anno nel quale un utente non ci guadagna nulla. Il secondo meccanismo fondamentale che garantisce una crescita esplosiva alle startup è il meccanismo di referral. Ora, sicuramente sarete certi di aver avuto una grande idea che si traduce in un grande servizio, in un grande prodotto. Ecco, se per ogni utente riuscite a tirar dentro più di un altro utente, avete generato un sistema di referral che ha una crescita esplosiva. Cioè, se per ogni persona ne portate dentro più di una, attendere soltanto quello strumento lì vi garantirà di avere tutto il mercato. Sono strumenti come quello utilizzato e nominato prima da Dropbox. Quindi, se Dropbox riesce per ogni persona che installa il servizio, a fare in modo che quella persona ne inviti almeno un'altra o più di un'altra, presto avrà tutto il mercato. Ok?
Chiaramente poi sono tassi che rallentano perché una volta che il mercato è saturo non è detto che l'utente riesca a trovarne un altro per installargli Dropbox. Però i meccanismi sono questi. Avere un tasso di referral maggiore di 1 vi permette di avere una crescita esponenziale. Non è facile per tutte le startup, non è facile in tutti i modelli di business né creare meccanismi di retention né creare meccanismi di referral, però sono necessari se volete presentarvi agli investitori con dei numeri di crescita notevoli. Lo schema che vi lascio quindi è di prendere il vostro progetto e pensare a quali sono queste leve per il vostro progetto. Qualche esempio, l'acquisizione può essere fatta tramite SEO o SEM, quindi tramite motori di ricerca, può essere fatta tramite, non lo so, un lavoro sulle recensioni di prodotti affini al vostro, del vostro prodotto, tramite i meccanismi di affiliazione, tramite i social network, tramite partnership, tramite le fiere alle quali potete partecipare. Il prodotto stesso può essere fonte di nuove acquisizioni, quindi una persona vede il prodotto e vuole acquistarlo anche se non l'ha ancora acquistata. Avete quindi la base utenti sul vostro progetto da analizzare, da lanciare? Bene, a quel punto lì dovete attivarli. Se parliamo di digital marketing, quali sono le leve principali, le leve tipiche, non sicuramente le uniche, per attivare un utente? Una buona usabilità, quindi un sito che si presenti facile da navigare e con il quale quindi l'utente voglia interagire, voglia capire di che cosa parla. Contenuti calzanti per il mercato. Quindi io entro e percepisco che il progetto è pertinente e in grado e autorevole nel rispondere ai bisogni che promette di soddisfare. Funzionalità. Tool, piccoli tool, infografiche, piccole cose che non sono magari l'essenza stessa del progetto, ma che permettono all'utente che non vi conosce di essere subito attivato, di giocare con il vostro prodotto o servizio, con la vostra realtà. Potrebbero essere, per esempio, tutto il mondo del gaming sulle app. Pensate quante volte avete scaricato un'app e per il primo periodo riuscivate ad usarla, riuscivate a giocarci, riuscivate a fruire il servizio senza bisogno di comprarla, ma comunque eravate molto 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 legati a quell'applicazione, perché magari, non lo so, i primi livelli erano facili, oppure il servizio era sufficiente per le vostre esigenze e poi avete deciso di passare a un piano di servizio ulteriore. Le revenue, sapete voi come volete far arrivare le revenue? Possono essere da iscrizioni, da vendite, potete semplicemente vendere page view se sopra il sito avete pubblicità, infiniti modi per ottenere revenue. Meccanismi di retention, quindi quali sono quei meccanismi che una volta che la persona è stata attivata, ha fatto delle azioni sul sito, vi aiutano a riportare l'utente sul sito? Per le app sicuramente lo strumento principe sono le notifiche. Ma poi ci sono le newsletter, i feed RSS dei blog, quindi se avete un blog autorevole, le persone possono iscriversi al vostro blog e tornare ciclicamente sul vostro sito, o perlomeno essere raggiunti costantemente dal vostro sito e quindi avere costantemente idee. C'è il traffico diretto, quindi se utilizzate Analytics, Google Analytics, ma anche qualsiasi altro strumento di Web Analytics, vi renderete conto che c'è una voce del traffico che si chiama diretto. Andare a vedere quanto è il traffico diretto vi permette di capire quanto sta crescendo il vostro brand, soprattutto se il diretto non è traffico di ritorno, ma è traffico nuovo. Quindi vuol dire che ci sono persone che continuano a venire sul vostro sito e che già conoscono il brand. Il retargeting è un altro strumento molto importante. A quanti di voi è capitato di andare su un sito, lasciare in sospeso un acquisto? Sto parlando di qualsiasi e-commerce, lasciare in sospeso un acquisto ed essere poi
tra virgolette, seguiti dai banner di quel sito nei giorni e nelle settimane successive. Quindi sono strumenti di retargeting. In base alle azioni che fate sul sito, vi permettono di seguirvi nei giorni successivi. Questo è il principale strumento di retention che viene utilizzato soprattutto nel mondo e-commerce. Altro lato, andiamo quindi sulla destra, strumenti per fare referral. E il principale sicuramente è l'import delle liste. Banalmente installo Satispay, installo WhatsApp, installo qualsiasi applicazione che si colleghi al vostro elenco dei contatti, e c'è molto spesso una funzionalità che dice: vuoi invitare i tuoi contatti? Vuoi che mandiamo una notifica ai tuoi contatti che tu sei presente? Succede con i social network, succede con la maggior parte dei servizi. Quindi, se mediamente un vostro utente ha 50 email tra i contatti o 50 numeri di telefono in rubrica, se lo fa, avete da un utente 50 nuovi potenziali utenti. C'è poi da capire quanti di questi 50 realmente si attiveranno sul vostro sito. Però è un meccanismo imprescindibile. Sistemi di affiliazione. Io vi vendo un prodotto e vi dico: guardate che vi do un bonus in servizio se mi portate altre persone. È il caso che abbiamo visto prima di Dropbox. Quindi io, diventando un utente di Dropbox, Dropbox mi proponeva un sistema di affiliazione nel quale se io facevo iscrivere altre persone tramite il mio link, mi, tra virgolette, pagava in servizio. I social sono un ottimo strumento per ottenere dei referral. Quindi io vado su un progetto, ne parlo bene sui social, condivido i suoi contenuti, trovo altri utenti. L'adozione stessa del prodotto, lo stesso utilizzo del prodotto può essere un'occasione di passaparola. Pensate, per esempio, ai pacchi di Amazon. Sono molto riconoscibili, sono sempre simili tra loro indipendentemente dalle dimensioni. E nei condomini ci sono sempre più pacchi di Amazon, quindi è uno strumento di diffusione del brand molto forte. Le persone comprano su Amazon e vedono che gli altri comprano su Amazon. Quindi anche le persone che non hanno ancora acquistato, che non si fidano, vedono che nel loro condominio continua, o nel loro luogo di lavoro continuano a girare pacchi di Amazon. Quindi sono sempre più portati a fidarsi, sempre più portati a pensare che quella sia un'alternativa di acquisto interessante. Altro meccanismo, le recensioni. Ora, questo non è assolutamente un elenco completo, non è un elenco chiaramente che va bene per tutti i business. L'invito forte è di partire da questo schema e provare a riempire quelli che sono i vostri sistemi, perché è il primo che abbiamo suggerito e crediamo che sia da attuare già in fase di ideazione, potendo. Perché spesso non si pensano ai meccanismi di retention e di referral che devono essere connaturati al prodotto. Quindi i prodotti devono nascere già con meccanismi di retention e referral. Attenzione che poi ci sono dei casi particolari, per esempio i marketplace. Quindi ci sono tante startup che si pongono come obiettivo quello di essere uno strumento alternativo nel quale si incontrano, per esempio, le persone che hanno un tubo rotto e gli idraulici. In questo caso, gli schemi che dovete fare sono su due lati, cioè bisogna fare prima uno schema AR per le persone che hanno un tubo rotto e poi uno schema AR per gli idraulici. Ok? Tipico caso di marketplace che voglia essere la soluzione universale ai tubi rotti. Quindi può essere fatto doppio, in alcuni casi triplo, però è un meccanismo molto 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 interessante perché vi permette da un foglio di capire se ci sono tutti i pezzi o se il prodotto va creato in maniera più intelligente per amplificare la retention o il referral, posto che chiaramente anche la parte di attivazione è necessaria, ok? Tutti pensano a come dovrà monetizzare un giorno, in tanti pensano a come portare
persone su questo progetto. Ricordatevi che queste persone sul progetto vanno attivate perché sicuramente non compreranno se prima non le avete convinte e che probabilmente non le convincerete alla prima sessione, alla prima visita, ma serviranno molte più visite prima di convertirli e una volta che li avete convertiti, vi servirà farli convertire nuovamente e convincerli a diventare in qualche maniera ambasciatori del vostro brand. Secondo schema, il conversion funnel, ossia com'è che raggiungo quella che nel gergo delle startup si chiama l'attraction, com'è che arrivo ad essere sul mercato, a cominciare a vendere, ad avere i primi utenti che si fidelizzano, com'è che arrivo a quel punto. In questo caso vi proponiamo un modello che è il classico funnel di conversione, ossia c'è un universo intero di persone qua sopra e fuori che non mi conoscono, faccio delle attività affinché mi considerino, quindi perlomeno sappiano che io esisto, possono anche non essere neppure entrati sul mio sito o sulla mia app, possono anche semplicemente aver visto un post su Facebook o aver sentito dire da un loro amico che mi ha utilizzato. Quindi diciamo che c'è il primo grosso step è persone che non hanno idea di chi voi siate e persone che vi hanno in qualche maniera sentito nominare. Una volta che le persone vi hanno sentito nominare, ci sono delle attività, ci sono un altro gruppo di persone che invece sono interessate al vostro prodotto, quindi magari ci cominciano a interagire. Pensiamo per esempio a voi che siete degli amanti del running. E vedete su Facebook un advertising oppure un vostro amico che corre e si è fatto le foto con le scarpe rosse di un nuovo brand. Voi in quel momento vedete le scarpe rosse di un nuovo brand, però fondamentalmente non siete interessati ad interagire perché avete da poco comprato le scarpe da running. Dopo una, due, tre volte che vedete queste scarpe rosse di questo brand, cominciate a dire: cavolo, queste scarpe mi piacciono proprio, oppure un giorno dovrò ricomprare delle scarpe, queste scarpe le stanno usando in tanti. Entriamo sul sito e cerchiamo di capire un pochino di più. E quindi diventate interessati. Entrate sul sito e cominciate a studiare meglio questa scarpa, a vedere quali altri colori ci sono, quali altri modelli. Ad un certo punto vi servono le scarpe nuove, quindi vi siete entrate nella fase di desiderio. Tornate sul sito con la volontà di comprarlo. In questa fase cominciate a fare le comparazioni di prezzo. Cominciate a dire: ok, posso scegliere tra queste scarpe rosse del brand nuovo oppure le scarpe verdi dell'Adidas. Quali sono migliori, posto che voglio comprarmi un paio di scarpe? Cominciate a paragonare, per esempio, i servizi di spedizione, i costi accessori, cominciate a leggere le recensioni. Mettiamo caso che veramente vogliate comprare, iniziate a quel punto il percorso di conversione, quindi aggiungete la cosa nel carrello, aprite il carrello, controllate che non ci siano costi nascosti, attaccate il metodo di pagamento e via 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 finché non acquistate. Una volta che avete acquistato le scarpe rosse, ve le provate, andate a correre due o tre volte e possono succedere due cose. Uno, le buttate via. Due, diventate fedeli a quel brand e vi affezionate a quel brand. Ora, è chiaro che se non avete una base utenti fidelizzata, tutto questo sforzo diventa infinitamente complesso. Abbiamo fatto il caso, delle scarpe rosse. Ma funziona, non lo so, pensate quante volte, quanta spesa di marketing, quante pubblicità vedete, per esempio, di autovetture. Voi siete invasi sui vari canali di pubblicità di macchine, eppure le macchine le comprate una volta ogni 3, 10, 15 anni? Perché vogliono farvele vedere sempre? Per essere presenti quando siete realmente, quando ne avete realmente bisogno. Quindi viene fatta una spesa enorme da parte delle case automobilistiche
in fase di considerazione per farvi conoscere nuovi modelli, per darvi un imprinting di brand di un certo tipo, quindi per dirvi che la Mercedes è sicura e è di classe, che la Toyota è affidabile, eccetera, eccetera, eccetera. Per essere in alcuni casi tanto fortunati da farvi cliccare sul nuovo modello di quel brand perché volete magari vedere la pubblicità, perché vi appassionano, perché provano a appassionarvi a un certo tipo di macchina, e poi portarvi in concessionaria e poi chiudere l'acquisto. Lì si vedrà anche chiaramente, fare una comparazione tra più concessionari o tra più modelli. Quindi non è detto che tutta la spesa di marketing debba essere orientata all'acquisto. Okay? Quando voi la sera vedete la pubblicità della BMW alle 11:30 di sera in TV, la BMW non si aspetta che voi usciate di casa e vi mettiate in coda al concessionario. Ok? In questo secondo schema, quello che si chiede è di identificare i vari canali, canale 1, 2, 3, 4, 5N, che attiverete nei vari step. Quindi, attraverso quali canali prendo un universo enorme di persone che non mi conoscono e mi faccio conoscere, mi faccio vedere la prima volta. E giù così, attraverso quali canali prendo le persone che mi conoscono e le interesso al mio prodotto o servizio, attraverso quali canali intercetto il loro bisogno una volta che è maturo, attraverso quali canali favorisco la scelta del mio prodotto sugli altri. E poi, soprattutto, attraverso quali meccanismi, quali canali favorisco la fidelizzazione, oppure mi vado a prendere persone che magari erano in una fase di desiderio ma non mi hanno scelto e le riporto dopo 3 mesi a riconsiderarmi. Quindi magari non gli ho venduto la scarpa rossa, ma so che è stato molto indeciso se comprare la mia scarpa o no, e quindi magari dopo 3 mesi, al lancio della nuova linea, gli ripresento le nuove linee. Ok, quali sono i canali che voglio attivare in queste fasi? Ecco, in questo caso lo schema da riempire che vi proponiamo è una semplice tabella in Excel che abbia da un lato i vari step, quindi primo contatto, piena conoscenza o presa in considerazione, fase di selezione del prodotto, fase materialmente di acquisto e fidelizzazione. Chiaramente abbiamo visto tutto un orientamento al digital marketing, ma è evidente che ci possono essere dei contesti B2B, soprattutto anche delle conversioni che avvengono completamente online. Questo non vuol dire che non ci devono essere dei canali, ci sono dei CRM, per esempio, pensati per ottimizzare i processi di vendita anche di persona. Quindi in un primo step provate a definire i canali, non devono essere 6, possono essere 65, possono essere 3, però cercate di capire quali sono i canali che attiverete. Possono essere l'email marketing, possono essere le affissioni per strada, possono essere la presenza in fiera, può essere AdWords, possono essere i social, può essere l'ottimizzazione sui motori di ricerca. Anche in questo caso si può spezzare ulteriormente. Social, ha senso considerarli come un canale solo? Di solito no, perlomeno i social devono avere due grossi segmenti: social gratuito e social advertising. C'è solo un social? In Italia c'è molto Facebook, però a seconda del prodotto che vendete, Instagram può essere irrinunciabile. Stessa cosa, LinkedIn può diventare molto importante. A seconda dell'attività che avete, può essere impattante Twitter. Quindi, ovviamente qua è molto compatto, potete espanderlo quanto volete. Lo stesso AdWords è molto complesso, ha la rete di ricerca, quindi la possibilità di essere trovati quando le persone cercano determinate parole, ha la possibilità di raggiungere le persone tramite i banner, quando navigano online, c'è la possibilità tramite la piattaforma AdWords di pubblicizzare dei video su YouTube, c'è la possibilità di avere i prodotti di Google Shopping, quindi su ciascuno canale potete andare nello specifico tanto quanto lo ritenete necessario.
Finita la fase nella quale date un nome ai canali e vi definite quali sono i canali, lo step successivo è mettere delle X, nel senso, quel canale in quale fase lo ritengo più efficace? Per esempio, la mail può essere molto interessante in fase di conversione, quindi una persona che già ti conosce ma non ha ancora comprato, gli fai vedere la tua newsletter e ti compra, oppure in fase di fidelizzazione, quindi la persona ha già comprato una volta, gli mandi la newsletter per generare dei nuovi acquisti. Ora, gli altri canali sono X completamente messi a caso per farvi capire qual è il modello di pensiero. Certamente poi i canali non hanno una funzione così schematicamente separata, però è giusto dire in questo canale deve lavorare necessariamente in questo step, anche poi per permettervi di vedere in quali step siete più coperti e in quali step siete meno coperti. Fase ulteriormente avanzata, avete deciso quali sono gli incroci tra canali e step di conversione più interessanti, diventa fondamentale che voi stabiliate le metriche che volete tenere in considerazione. Questa è una messa a terra molto concreta della strategia di marketing. È uno step fondamentale non soltanto nel mondo delle startup, ma più in generale nel mondo delle aziende che si affacciano in questo caso al marketing digitale e non solo. Quindi ho stabilito dei numeri che voglio controllare per ciascun canale, ho stabilito dei numeri che mi aspetto migliorino. Per esempio, nel caso dell'email marketing, quando voglio stimolare la conversione, posso decidere che misurerò la conversion rate, quindi ogni 100 persone che entrano da quella newsletter, quante persone ne comprano, oppure ogni 100 newsletter che invio, quante persone comprano. Fidelizzazione, potrei tenere come KPI, come indicatore chiave di processo, quante sono i secondi acquisti sul mio sito. Tenete in considerazione che soprattutto per un e-commerce, ma per una piattaforma in generale, il primo acquisto non è mai un segnale sufficiente a capire il corretto funzionamento. Il successo sia sempre al secondo acquisto. Quindi le mie email, il mio sistema di email marketing riesce a garantirmi un numero crescente di secondi acquisti o perlomeno, volendo valutare il mio sistema di email marketing, posso contare, per esempio, il numero di secondi acquisti. So che parto da un sito che in un mese fa 100 acquisti, dei quali 10 sono acquisti di persone che avevano già acquistato in precedenza. Magari dopo 6 mesi di una buona attività di email marketing, sono arrivato a 500 acquisti e 150 di questi 500 acquisti sono fatti da persone che hanno acquistato più di una volta. Quindi, identificare metriche per ciascun canale e fase del funnel. Il measurement plan. Il measurement plan è un altro strumento che ha molto a che fare con la strategia e anche in questo caso non soltanto di marketing. Forse è lo strumento che in assoluto è più slegato dal marketing e che però diventa più importante quando diventate una realtà più strutturata che deve farsi le ossa ed essere in grado di crescere. Qua dentro ci saranno anche tutti quei numeri che i vostri investitori vogliono avere sott'occhio, che dovreste avere sott'occhio voi come fondatori di una startup, che devono avere sott'occhio i membri chiave della vostra startup, ma che molto probabilmente i vostri investitori, i vostri stakeholders vorranno vedere. Di che cosa si tratta? È uno schema che si suddivide in l'obiettivo di business,
Quindi qual è l'obiettivo più alto della vostra startup, del vostro prodotto, del vostro servizio? Dato l'obiettivo, quali sono le strategie attraverso le quali cercherete di raggiungere l'obiettivo? Per ciascuna strategia, quali tattiche utilizzerete? Quali KPI per misurare l'efficacia di questa tattica? E verso quale target applicherete questa tattica? E ancora, volendo vedere i dati segmentati, volendo vedere i dati, come vorrete riuscire a analizzarli? Cioè, per quali segmenti vorrete vedere questi KPI? Ora, questo è uno schema che trovate molto documentato, soprattutto c'è tutta un'analisi, una serie di video messi a disposizione da Google su questo tema, ma proviamo a costruirlo e a entrarci un pochino più dentro. L'obiettivo di business è in assoluto la cosa più alta, la vostra vision, cioè perché la vostra startup dovrebbe esistere, qual è il bisogno più profondo che andate a soddisfare. Qual è la cosa che, se tutto va bene, farà sì che voi esistiate tra 3 anni? Che cosa sarete tra 3 anni? Primo caso fondamentale di un buon obiettivo di business. Secondo tema, quindi caso completamente separato da quello della definizione di un primo obiettivo, spesso le startup in un certo momento devono avere la forza di fare pivot, quindi nascono in una maniera con un obiettivo. Ad un certo punto, le startup sono chiamate a capire che il mercato non è precisamente come se l'erano immaginate, ma c'è bisogno di qualche correzione. Allora, in quel caso è necessario fare quello che si chiama pivot e quindi riuscire a riorganizzare su altri obiettivi di business il vostro progetto. Perché? Perché in alcuni casi, soltanto dopo essere partiti, si capisce che la soluzione che avete proposto voi non è necessariamente la più efficace, oppure il problema che avete proposto voi non era realmente il problema, ma era leggermente diverso. E allora è necessario reimpostare la strategia, ricreare un obiettivo di business che sia qual è la vostra nuova bussola, qual è il vostro nuovo nord. Trovato il vostro obiettivo, il motivo per il quale esistete, quali sono le varie strategie che avete intenzione di applicare? Volete vendere dei prodotti? Com'è che raggiungete lo scopo di... Non lo so, pensiamo al caso di Airbnb, rendere il turismo in città accessibile a tutti, potrebbe essere la loro promessa. Come lo fanno? Beh, con due strategie. Uno, permettendo a ciascuna persona che ha uno spazio di condividerlo e di monetizzarci. Due, creando un posto dove le persone possono andare a trovare un alloggio da persone residenti che conoscono la città a dei prezzi tipicamente inferiori allo standard del mercato alberghiero. Ok? Quindi in questo caso Airbnb abbiamo semplificato a due strategie. Potrebbe averne una terza, creare contenuti promozionali affinché sia promossa l'idea del viaggio accessibile, affinché per esempio sia facile per una persona che vuole andare in una città trovare delle indicazioni particolari di quella città. Quindi in questo caso Airbnb può aver avuto l'obiettivo di rendere possibili viaggi diversi, originali e fatti come se si fosse residenti in una città a dei costi e in una maniera completamente più accessibile rispetto a quello che fa il mercato alberghiero, ad esempio. Quindi voi cercate di capire qual è la cosa più alta, il vostro obiettivo più alto. E quali sono le 1, 2, 3, 4 strategie
attraverso il quale volete farlo. Per esempio vendendo prodotti, per esempio aumentando la riconoscibilità del vostro marchio. Non andate su una cosa troppo bassa e troppo tecnica, troppo operativa come, non lo so, faccio scaricare un Excel da un PDF, carico il PDF e permetto di scaricare l'Excel. Cioè, questo non può essere la vostra strategia. Se la vostra strategia è carico un PDF e faccio scaricare un Excel, probabilmente volete aiutare le persone che hanno dei problemi in ufficio. Cioè, non può essere, non potete andare così in basso nella strategia. Cercate di rimanere ad un livello più alto, sia con gli obiettivi che con la strategia. Definite la strategia, quindi per esempio voglio vendere più prodotti, qual è la tattica? Voglio potenziare il mio e-commerce, oppure voglio ingrandire la mia fan base, oppure voglio raccogliere delle email, oppure voglio trovare nuovi partecipanti alla mia piattaforma. Quindi quali sono? Definita la strategia macro attraverso la quale raggiungerete l'obiettivo. Quali sono le cose che operativamente metterete in campo? Quali sono le leve? Quali sono gli strumenti? Qual è lo scopo che vi permetterà di attivare la strategia? Per ciascuna tattica definita, quali sono i numeri attraverso i quali volete misurarlo? Quindi, qual è quel dato analitico che ci permetterà di dire sto facendo bene, sto facendo male. Sui KPI sognate, cioè non vi fermate allo strumento che vi dà il tool, non vi fermate al numero che vi dà Google Analytics, al numero che vi dà Facebook Insight, al numero che vi dà la piattaforma di mail marketing, al numero che vi dà il vostro gestionale, il vostro CRM. Se c'è il numero giusto, tenete quel numero lì. Altrimenti, fin tanto che disegnate su un foglio, sognate il numero perfetto, perché c'è tutta una disciplina che è partire da questo schema e permettervi di avere quel numero. Quindi non è detto che tutti i numeri debbano essere a vostra immediata disposizione. Potete anche pagare uno sviluppo oppure documentarvi su come ottenere quel numero. Però cercate di trovare i veri KPI per quella tattica. È importante che i KPI non siano tanti, siano pochi. Cioè, quello che si vuole creare qua è una piattaforma che, vista a colpo d'occhio, vi permette di capire sta funzionando, non sta funzionando. Target. Allora, qual è l'obiettivo? Questa è la classica domanda da Startup Competition, da pitch. Avete una tattica? Avete un indicatore? Quant'è il numero che dovete vedere sull'indicatore? Quindi voglio acquisire email. La metrica che voglio misurare quindi è il numero di email acquisite. A che numeri voglio arrivare dopo un anno? A 100, a 500, a 5.000, a 5 milioni? Attenzione, il target è importante perché vi permette di fare della matematica successiva e capire a che punto il vostro progetto starà in piedi, per quanto invece il vostro progetto avrà bisogno di essere finanziato e quindi l'investitore è necessariamente portato a vedere questi numeri ed anche voi dovreste avere questo come orientamento. C'è poi un altro enorme vantaggio nell'avere tattiche definite, KPI definiti e un target definito. Non è soltanto il commitment, quanto si è poi portati a raggiungere quell'obiettivo, ma è soprattutto il fatto che una volta che lo schema è montato con dei numeri, se i numeri non dovessero essere quelli precisi, sapete perfettamente di quanto non li state raggiungendo, che cosa potete correggere perché poi questi numeri vengano raggiunti. Quindi, avere un buon piano è ottimo, soprattutto prima della discesa dell'inizio della battaglia, perché poi chiaramente ci saranno da fare correzioni continue.
L'altro aspetto fondamentale della misurazione del controllo è: ho definito le mie strategie, ho definito le mie due o tre tattiche per ciascuna strategia, ho definito i numeri che voglio tracciare. Questi numeri, per che cosa li voglio segmentati? Questo dipende chiaramente tantissimo dal vostro modello di business. Quindi, il mio KPI è, abbiamo detto, accumulare email. Queste email però le vorrei poter analizzare divise per età, perché magari il mio servizio è pensato per essere interessante tra i 14 e i 25 anni, quindi una mail di un settantenne non vale per me quanto la mail di un sedicenne, oppure il mio servizio è di alto livello, è molto costoso, quindi mi servono mail, ma di un certo tipo di contatti. Oppure voglio sapere quante mail ho di persone che hanno già interagito con i miei strumenti, che hanno già visto determinate aree del sito. Quindi, per esempio, avere tanti visitatori ha un senso, ma nella crescita di un progetto editoriale serve sapere quanti visitatori ci sono su ciascuna area del sito. Quindi, definite le tattiche, definite i numeri che volete andare a misurare, la segmentazione. Anche in questo caso, attenzione a non esagerare, cioè vi devono servire due o tre segmentazioni per ogni tattica. Se si supera questo numero, la dashboard diventa ingestibile. Quindi, quello che andrete a produrre sarà una cosa di questo tipo. In questo caso sono tre strategie, la prima ha una sola tattica, la seconda e la terza hanno due tattiche, la prima ha una segmentazione, la seconda ha altri tipi di segmentazione, in alcuni casi uguali, in altri casi differenti. Questa dashboard popolata con i numeri deve avere la forza di essere un costante strumento per tracciare i vostri andamenti. Non serve che siano troppi numeri, anzi, lottate affinché il vostro business riesca a essere semplificato qua dentro. Poi chiaramente su ciascun verticale, per ciascuna tattica, per ciascun canale, come abbiamo visto prima, ci saranno molti più numeri dentro. Però è davvero importante che esista uno strumento di così alto livello, perché è quello strumento che vi permette di crescere nel tempo e capire quali sono le vostre prospettive di crescita di medio e lungo periodo. Sono quei numeri che vogliono vedere gli investitori e sostanzialmente sono quei numeri sui quali potete sforzarvi di proiettarvi nel lungo periodo. Io vi ringrazio e rimaniamo qua ad aspettare le vostre domande. Questa è la mia mail e questo invece è l'URL della Startup Competition, quindi, come abbiamo visto prima, sito del Web Marketing Festival, iniziative Startup Competition. Vi invito veramente a dare un'occhiata alle opportunità, ai partner, ai premi che saranno assegnati e a quali sono i criteri di selezione della call, perché può darsi che possa essere interessante per molti di voi. Grazie mille Marco, la Startup Competition ne abbiamo parlato se eravate presenti anche agli interventi di questa mattina, pensiamo che sia sicuramente un'iniziativa di grande interesse per tutti coloro che ci stanno seguendo per questo Day Plus e che quindi hanno in mente o comunque in cantiere un progetto imprenditoriale come una nuova startup. E partiamo da alcune domande che ci sono arrivate per Marco. La prima riguarda i canali da cui partire, di cui ci hai parlato prima. C'è Giorgio che ci chiede: c'è un canale zero, tra virgolette, da dove partire, o comunque un canale imprescindibile che startup innovative devono utilizzare piuttosto che altri? Allora, un canale zero in realtà c'è ed è la ricerca online, è uno degli imprescindibili perché vi sfido a ricordare l'ultima volta che avete comprato qualche cosa, fosse anche prima di entrare in un ristorante, ormai tutti prendono il cellulare e cercano il nome del ristorante.
Quindi tutti sono portati a capire la presenza online del vostro brand. Quindi una presenza organica, decente, cioè fare in modo che quando le persone cerchino il vostro nome, vi trovino su Google e siate presenti in una maniera sensata, è abbastanza imprescindibile se sperate di avere un buon brand, un buon servizio, una fase iniziale favorevole. Anche gli investitori, prima di investire su di voi, cercheranno su Google che cosa avete fatto e che cosa c'è stato prima. Quindi, perlomeno, le ricerche brand sono imprescindibili. L'altra parte, sulla quale vi dovete attivare il prima possibile è la creazione di una vostra user base, di una vostra fan base, di un vostro, insomma, di una base di persone che sia vostra. Quindi la newsletter per prima cosa, ma poi eventualmente anche qualche canale, qualche piattaforma che vi aiuti a tenere aggregato l'utente. Quindi la newsletter o comunque avere una base di email, di contatti è abbastanza imprescindibile. Chiaramente è un po' un controsenso perché non si può iniziare da uno strumento che parte da zero, cioè il primo giorno nel quale voi comprerete la licenza per inviare le newsletter, avrete dentro zero email, però è un'attività che se non iniziate subito a raccogliere quelle mail, non riuscirete mai a generare né retention né referral, a riportare le persone sul sito e quindi correrete costantemente per avere nuovi utenti. Certo, grazie mille. Ti giro invece adesso la domanda di Gabriele, che invece si è focalizzato sugli obiettivi. Ci chiede: un obiettivo di business troppo alto non rischia di far apparire poco credibile un progetto? Ovvero, fino a che punto va bene essere ambiziosi apparendo contemporaneamente credibili ed autorevoli? Allora, questo è certamente un tema. Dovete essere contemporaneamente bravi a far vedere che il vostro, quando voi andate a chiedere dei soldi, non state chiedendo di solito un investimento per risolvere un piccolo problema, ma dimostrare che avete lo sguardo lontano e che potete avere un mercato ampio perché avete un obiettivo sfidante. Fa la differenza. Quindi di solito si è molto meglio disposti di fronte a un progetto che ha un obiettivo molto alto, anche se in una fase embrionale, rispetto che a un progetto che ha un obiettivo troppo basso ed è più avanti. Cioè, voi sostanzialmente dipende tantissimo dal mercato, dipende tantissimo dallo stato di avanzamento nel quale siete. Però, soprattutto nelle prime fasi del progetto, se voi avete un obiettivo troppo basso, non trovate qualcuno che è disposto a scommettere su di voi. Banalmente, io sono anche disposto a scommettere 100 euro se me ne tornano indietro 100.000. Non sono disposto a regalarvi 100 euro se poi, se tutto va bene, tra 3 anni me ne date 200. Okay, questo non vale chiaramente per tutti gli investimenti, ci sono tutte poi una serie di motivazioni, sia lato finanza che lato impatto sociale che esulano da questo scopo. Cioè, potrei essere un investitore che ve li vuole proprio regalare, oppure posso proprio talmente credere nel progetto che anche se mi garantite un ritorno dell'investimento nullo, vi do lo stesso i soldi. Però in generale, soprattutto per vedere il quadro generale, soprattutto per vedere la cosa, il quadro completo, non abbiate paura di essere troppo alti, eventualmente abbiate la fermezza di dire: questo qua è il mio scopo nella vita, per i primi 6 mesi sarà così, però, quindi sarò veramente piccolo, tra 3 anni sarò già molto ben messo, ci metterò 10 anni a conquistare il mondo. Quindi preferite questo tipo di dinamica, con tutte le semplificazioni del caso, ovviamente. Certo, molto chiaro. Quindi è meglio, insomma, guardare, diciamo, all'orizzonte con i propri obiettivi senza, diciamo, accontentarsi sotto questo punto di vista. E visto l'orario, ti faccio un'ultima domanda che ci ha girato Anna, e riguarda invece gli strumenti, i tool cui abbiamo accennato prima. Ci sono degli strumenti o metodi particolari che consiglieresti per tenere sotto controllo tutti i numeri che hai citato nell'ultima parte del tuo intervento?
Allora, questi schemi vanno pensati a prescindere dallo strumento che utilizzerete per tracciarli. In alcuni casi lo strumento principe dell'analisi, soprattutto sul web, è gioco forza Google Analytics, perché è uno strumento molto potente, molto flessibile, molto più facile da utilizzare di strumenti analoghi ed è gratuito, integrato con AdWords, quindi è sicuramente uno strumento dal quale partire per provare a cercare questi numeri. In alcuni casi può essere necessario chiedere degli sviluppi particolari ai vostri sviluppatori oppure implementare nel prodotto degli strumenti di misurazione, quindi avrete la vostra dashboard all'interno del vostro strumento di gestione. In altri casi potete anche avere dei KPI che non avete idea di come misurare e quindi avere dei KPI, diciamo, sostitutivi che voi sapete che sono subottimali. Però il giorno zero, il giorno nel quale vi mettete a fare questo schema, provate ad essere andare oltre, se in questo caso trovare quali sono gli indicatori di processo ideali. Su alcune cose poi non sarete in grado di misurarle in maniera diretta. Pensate per esempio alla brand awareness, quante persone vi conoscono ogni 100 abitanti d'Italia? Non avrete mai un dato preciso, dovrete sicuramente sempre stimarlo o intervistate tutta Italia oppure dovrete fare stime via via più accurate. In alcuni casi magari il vostro scopo è sapere quante persone ogni 100 vi conoscono in Italia, ma non avete i soldi per creare un'indagine credibile, quindi misurate per esempio quante persone cercano il vostro nome su Google. Quindi trovate un altro sistema completamente diverso per misurare però la presentazione del brand. Quindi quest'anno mi cercano in 100 su Google, il prossimo anno nello stesso mese mi hanno cercato in 10.000, posso dire che sono aumentato di un fattore 100 nella mia conoscenza del brand. Oppure quest'anno il traffico diretto, persone che digitano direttamente il mio nome e dominio sul sito è di 100, il prossimo anno è 100.000, in base a questo stimo quanto è aumentata la conoscenza del brand che ho. Certo che non è la stessa cosa di avere la potenzialità di intervistare tutti gli abitanti italiani e vedere quant'è la percentuale di persone che mi conoscono, però, come dicevo, qua al primo giro perlomeno mettete proprio i numeri che vi servirebbero per capire se le cose stanno funzionando e poi verrà il momento dei tecnici, verrà il momento della realtà, verrà il momento di capire quali sono le migliori approssimazioni. Ottimo, direi che sei stato estremamente esaustivo. Siamo arrivati alla conclusione di questo Day Plus Startup e ringraziamo Marco per il suo Grazie a intervento, voi. anche a nome di tutti i partecipanti che abbiamo visto molto interessati e coinvolti. E ne approfitto per ricordare il prossimo appuntamento della settimana della formazione, che sarà il 4 aprile e riguarderà il tema del digital journalism e di come appunto la rivoluzione digitale, l'innovazione ha riguardato il mondo dell'editoria. Se siete interessati, potete già da adesso iscrivervi sul sito della settimana della formazione. Nel caso aveste ulteriori domande da girare a Marco, nell'ultima slide della sua presentazione c'è il suo indirizzo di posta elettronica, o in ogni caso potete scrivere ai canali social della settimana della formazione, che ricordiamo essere per l'appunto la settimana della formazione per Facebook e sette formazione per Twitter. Detto questo, e salutando ancora una volta Marco, auguriamo una buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento della settimana della Buona formazione. serata! Grazie a tutti.